Gentili signore e signori, un cordiale saluto e ben ritrovati dall'ippodromo di San Rossore. Che differenza in una settimana, sotto la pioggia giovedì scorso e per questo secondo appuntamento autunnale invece una giornata che sembra appartenere a un'altra stagione. 20 gradi, terreno che si è asciugato velocemente nonostante la molta pioggia, gradazione aggiustata leggermente pesante all'inizio del convegno. 7 le corse in programma, chiusura con la seconda tris nazionale. Buon divertimento e ci vediamo in chiusura di trasmissione. In altri contesti Botti a 4,50 era visto e preso. Grazie. Grazie a Tiziana e grazie a Alessia da studio che va a arrivare agli ordini dello starter per il premio Diacono Lavernere di apertura con cavalli che sono partiti. Valmelody e Codestini uno accanto all'altro, con Codestini che scende in corda superando Valmelody che rimane nella sua scia, poi brillante all'esterno End Up insieme a Golden Averted, con End Up che va su Codestini, terza corsia per Golden Averted, poi in corda e Valmelody in quinta posizione all'esterno su Ellassia. Sulla curva è sempre End Up in vantaggio, cavalli che hanno poca dimestichezza, vedete, girano un po' da tutte le parti con traiettorie poco geometriche e là rimane un quartetto davanti. End Up il più esperto, con all'esterno Golden Averted, in mezzo alla pista Valmelody, con all'interno Codestini che prova quel varchetto a trovarlo, con End Up e Codestini e Valmelody che vanno in allungo, con Valmelody che va su End Up, scatta e passa. Codestini prova l'inseguimento partendo da fermo, poi Golden Averted, poi su Ellassia, più indietro Touch Me con Valmelody che scende in corda, su End Up e Codestini che guadagna veramente il giusto, Valmelody allora è in vantaggio, poi in mezzo alla pista si riorganizza e viene forte Sinaloa. Nel finale Valmelody va a vincere, Sinaloa nel frattempo copre End Up e probabilmente di carpisce il secondo posto. Allora, buon pomeriggio ad Alessandro Fiori, l'ingegnere Alessandro Fiori, che inizia questa giornata con una vittoria. Sandro Marranini ha detto la cavalla più seria in questo contesto a vendere, così. Bellissimo, una cavalla, una bicicletta. Mi è toccato solo seguire i primi e spostare l'ingresso in retta e venire via pulito. Data l'inesperienza, possiamo aspettarci ancora dei progressi? Secondo me sì, una cavalla molto... deve ancora migliorare. La distanza è questa? Qualche metro in più? Ma per ora la lascerei così, massimo 1.500 magari. Bene, grazie Alessandro Fiori che inizia la serie dei vincitori di questo giovedì 13 novembre a San Rossore. Sì, 5,97 è una quota per chi piace Valapai, lo può giocare. Si va agli ordini dello start con ingresso anche i Tornabuoni e Silvano Mulas per i colori della scuderia Annalisa. Tutto pronto, partiti. Fase di sviluppo, lo vediamo insieme con Tildema che va su Tornabuoni e The Artist. Con Tildema dall'esterno che converge su The Artist. All'esterno la Gasca, non c'è molta andatura. I quattro iniziali battistrati sono praticamente adeguati a fare una frazione così e così e allora va davanti con spesa minima Tildema superando The Artist con all'esterno Jack Russell che si adegua con Polly che si adegua a Tildema. The Artist e la Gasca hanno vicino Tornabuoni. Poi Brickfield in coda Valapai. Da esserci la corsa con molta andatura, è venuta fuori una corsa con andatura più che normale, con 7 cavalli raccolti in 3 lunghezze.
con Jack Russell che accompagna Tildema, dietro i due The Artist la gasca di fuori, torna Buoni che è quinto in corda, poi Brick Feeder all'esterno con Valapai. Tildema allora prova l'allungo con Jack Russell, tra i due The Artist, poi la gasca con all'esterno Brick Feeder che si avvicina con la scia Valapai che lo ha preso come punto di riferimento. Jack Russell e The Artist che attaccano Tildema, poi torna Buoni, poi Brick Feeder, poi Valapai con Brick Feeder che attacca ora. Prova all'interno The Artist, all'ago di tutti c'è Valapai che sta progredendo, lo scatto di Valapai mette tutti d'accordo. Valapai batte Brick Feeder e The Artist, 5-7-6. È l'ordine d'arrivo. Dentro Collera, manca il Drado di Breme, Marco Amerio. Tutto è pronto, si va agli ordini dello starter, fuori gli uomini a posto dietro, ci siamo. Partiti. Nonorichi, Tagliavini e il Drado di Breme brillanti all'esterno, questo è il treno largo. All'interno c'è Kim Phillips e Magia insieme a Itasip. Questi sei galoppano virtualmente in linea con King Phillips, Magia e Itasip che hanno vicini Nonno Ricchi, largo Tagliavini, si ritrae il Drado perché c'è il treno interno capeggiato da Collera che ha fatto partenza con Tacma. Collera e King Phillips alle prese, Itasip e Magia quarti e quinti, poi Nonno Ricchi e il Drado di Breme, all'interno Pasolungo, Tacma, Tagliavini e gli altri. Sulla curva un po' in ombra, intanto c'è una caduta nelle retrovie ma potrebbe essere sopranforza, ma non l'abbiamo vista, abbiamo visto fuori quadro. Quando si entra in dirittura è comunque sopranforza. Dirittura, Collera che è sgusciata in vantaggio su Magia e Kim Phillips. All'esterno ci sono Nonno Ricchi prima e poi El Drado. All'interno Pasolunga col Collera che scappa da Kim Phillips, Nonno Ricchi, El Drado di Breme e Tagliavini spiegati a ventaglio. Con Collera che scappa da Kim Phillips, da Nonno Ricchi, da El Drado di Breme e Tagliavini, Tacma. Collera in vantaggio, inseguito da Nonno Ricchi, da El Drado di Breme, da Tagliavini e da Magia. Nel finale Collera è ancora in vantaggio su El Drado che attacca all'esterno. Collera contro El Drado, Collera e El Drado. E poi Nonno Ricchi e Tagliavini. Collera invece è stata piuttosto diligente, Anna. Sì, sì, quando penso di correre controterreno mi stupiscono sempre. E tra l'altro, insomma, è una cavalla molto ardente. Sì, però molto. Oggi sei riuscita a contenerla un po'. Insomma, con fatica, in due ce l'abbiamo fatta. Sgabbia bene Disegno Criminoso che perde tre tempi di galoppo, anche On The Trail non brillantissimo. Sono diversi soggetti in linea nella prima parte di gara, con Maggiolone dall'esterno prova ad andare in vantaggio accompagnato da Now and Never che non insiste se non in mano. I due hanno accettato la partenza e precedono Fantastic Love, Windsurf Doda. A largo Disegno Criminoso, tra questi galoppa On The Trail con Maggiolone, Now and Never,
che sono in leggero vantaggio su Giandala, che ha all'esterno Disegno Criminoso, On the Trail, Fantastic Love, Vergiate, Windsurf, Doda. Andatura modesta nella prima parte di gara, con Maggiolone che ha all'esterno Now and Never, Giandala, Disegno Criminoso, On the Trail, Fantastic Love, Vergiate, Windsurf, Doda, Zier, poi Lunaris. Addirittura Maggiolone, Now and Never, i due vicini, a precedere Disegno Criminoso, Fantastic Love, On the Trail, Vergiate e Giandala. Con Now and Never e Disegno Criminoso che vanno su Maggiolone, con Now and Never che è il leggero vantaggio, all'interno poi c'è, prova anche Vergiate, allargo i tutti, prima Disegno Criminoso e poi Fantastic Love, Now and Never contro Vergiate, contro Disegno e contro Fantastic Love, Now and Never. Ciao Dario, ben ritrovato di nuovo. Grazie. A bordo campo, come ha svolto il compito? Ma direi molto bene, promosso a pieni voti, è stato tutto abbastanza semplice. Ti ha fatto comodo un'andatura piuttosto blanda? Sì, poi era rilassato, sai, c'era il dubbio che avendo fatto due corse sulla velocità potesse tirare un po', invece è stato molto maneggevole. Quando gli ho chiesto di accelerare è partito molto bene. Bene, Dario Vargiu, di nuovo assegno a San Rossore, Now and Never, i colori della FV, e Stefano Botti, allenatore. Dario Vargiu, i colori strani per questo periodo della FV, ma c'è branca convalescente, diciamo così. Tutto così semplice, come hai detto, a caldo, ora che rivediamo la corsa, facciamo un'analisi profonda, cambia qualcosa del tuo giudizio? No, tutto abbastanza semplice, ha flettuto un po' nel finale perché comunque rientra e probabilmente non era, anzi sicuramente non era l'ultimo buco. Verrà avanti tanto, è stato semplicissimo, il cavallo era rilassato, il dubbio di Stefano magari era un po', visto che le due corse che aveva fatto erano sulla velocità, che potesse tirare un po', invece il cavallo era molto rilassato, molto gestibile. Quando gli ho chiesto di fare la progressione l'ha fatta benissimo, anche con un bello scatto, però nel finale ha forse pagato un po' il lungo riposo che ha fatto. Senza guardare il cronometro, l'impressione però che sta una corsa lenta. Sì, andatura blanda, si andava molto molto piano, molto tranquilli, addirittura un po' in progressione, quasi a strappo, non proprio secco, ma una corsa molto blanda. C'è stato un momento a 200 al palo che pensavi che Mulas ti potesse battere? L'ho sentito che arrivava, ma non arrivava proprio in stravelocità, ecco, sentivo che comunque qualcosina mi ha sempre reagito e speravo e pensavo di salvarmi, e così è stato. Visto che ne monti di cavalli buoni, questo soggetto in che contesto può essere messo? Sarà da rivedere sicuramente, perché oggi non ha dato una super prestazione e non penso non abbia riempito l'occhio nemmeno a Stefano. Sì, vince, ma sarà da rivedere, vediamo quanto verrà avanti e daremo altre conclusioni magari alla prossima uscita. L'autunno tinge di mille colori la pista di San Rossore, quelli delle giubbe dei fantini. Si corre tutti i giovedì e dal 23 novembre anche la domenica. E nei giorni festivi molte iniziative per intrattenere il pubblico. Venite all'ippodromo di San Rossore, vi aspettiamo! Perché categoria ci starebbe?
ma lo schema invece lo vedo, si va. L'ingresso di Polar Jet per andare agli ordini dello start, l'ingresso di Kinder Guards, tutto è pronto, anche oro di Robby, partiti. Kinder Guards dal centro del cuneo, West Grove è sgabbiato male, controtempo due volte. E allora le Muca in leggero vantaggio, con di fuori Kinder Guards, convergono quelli all'esterno, tra i quali c'è Blue Pardu Tamp, che va in prima linea su Kinder Guards, le Muca. Questi primi tre, quarto è Lollipop Carousel nel frattempo, che precede Polar Jet, Rigamonti e Palazzo Marino in coda West Grove. Quando sulla curva Kinder Guards è in vantaggio, prova a riprendere in mano per poi scappare in retta. Le Muca nella sua scia, Blue Pardu Tamp montato, mentre tutto scoperto all'esterno, al largo di Palazzo Marino c'è Oxlip. Kinder Guards è in vantaggio, ha potuto fare i propri comodi. Le Muca, Palazzo Marino, Blue Pardu Tamp e Polar Jet all'esterno. Blue Pardu che cala, al largo di tutti si affaccia in prima linea Oxlip. Kinder Guards, le Muca, Polar Jet, al largo Oxlip, poi anche il tentativo di Miss Ueno, lottano in 5-6, ricorda anche Lady Febbrai con Oxlip che passa ma non stacca, deve parare Polar Jet, Lady Febbrai e Miss Ueno nel finale, il giorno giusto di Oxlip. Claudio Colombi, meglio tra una goccia e l'altra o sotto il sole per il Fantino? Oh, anziano, meglio il sole, leva anche un po' di reumatismi. E invece Oxlip com'è stata? Meglio i 1200, la riproposta oggi con i paraocchi, cavola va un po' più lineare, un po' forse a metà retta si è un po' scomposta, però ha vinto meglio di quello che sembra. Il terreno? Il terreno non ha problemi di terreno, lei. Oggi bene. Grazie Claudio Colombi, Fantino per tutte le stagioni, ma se c'è il sole è meglio. Dario Vargiu. Manca Vulcan Mission. Manca Vulcan Mission e Avigno, tutto è pronto agli ordini dello starter. Buoni, Cappuccio! Ci siamo, partiti. Non ce n'è uno che si muove. Ma Ginger rimane in corda ed in vantaggio su Avigno, che galoppa in seconda posizione e si adegua nella scia della femmina che rimane davanti. Baby Duro invece galoppa all'esterno di Fierce Cry ed ha coperto Malthus Red Care, in corda Vulcan Mission, poi Legat Rock My Soul ed in coda Sarteano. My Ginger sul passo, Baby Duro di fuori, Avigno terzo in corda, quarto di fuori Fierce Cry, quinto in corda galoppa invece Malthus Red Care, con di fuori Legat, Vulcan Mission, Rock My Soul, in coda Sarteano. Curva della segreteria con in vantaggio My Ginger su Baby Duro e Avigno, poi sempre Fierce Cry e Legat, poi Malthus Red Care e Rock My Soul, Vulcan Mission, in coda Sarteano. Andatura regolare quella che impone Marcella ancora Marcai, la impone a Baby Duro e a Avigno, a Fierce Cry e a Rock My Soul e Legat all'esterno, a Vulcan Mission e Malthus Red Care in corda Sardea, in coda in corda Sarteano. My Ginger, Baby Duro, Fierce Cry, Avigno, non cambiano le posizioni. Legat è quinto di fuori, Rock My Soul assaggia la frusta, settimo in corda Vulcan Mission che precede Malthus Red Care e Sarteano, con My Ginger che ha graduato a piacimento nella parte di fronte e affronta la curva in vantaggio.
sempre su Baby Duro, sempre su Avigno, Legat in terza corsia, Fierce Cry, Malthus Red Can Rock My Soul, poi Vulcan Vision per Varchi in coda Sarteano, addirittura My Ginger e Baby Duro, inseguiti da Vigno in corda da Fierce Cry, da Malthus Red Can, da Legat da Rock My Soul, con Baby Duro che attacca a fondo ora My Ginger, Baby Duro che apre rubinetti, attacca My Ginger, allo steccato c'è Avigno con Baby Duro in vantaggio in mezzo alla pista, inseguito sempre da My Ginger, allo steccato c'è sempre ancora lì Avigno, poi più indietro Vulcan Mission con Baby Duro che è passato ma non stacca, nel senso che ha una di margine, Baby Duro su My Ginger, poi c'è Avigno con My Ginger che prova la rivalsa ma Baby Duro passa su My Ginger e Avigno. Baby Duro, Mario Esposito sul grigio di Maurizio Guarnieri. Mario Esposito, uno di casa, San Rossore. Bene, bene. Allora Mario, oggi com'è? È sempre bello brillante, eh? Poi, oh, questo qui ha 45 anni ancora così. No, bene, bene. Allora, ha reagito tutto, ha risposto a quello che ho chiesto. Nessun problema? No, no. Compito svolto, semplicemente. Sì, l'ha svolto lui, però bene. Bravo Mario Esposito, ti aspettiamo ancora a San Rossore. Quest'altra volta magari mettici del tuo. Manca Pink Valley, manca Performance, deve entrare Drugolo che finirà probabilmente favorito della corsa. Quando si va agli ordini dello start, tutto è pronto, la chiusura del giovedì a San Rossore. Partiti. Sani Marti dal centro del cuneo come era prevedibile, va su Basilia Fanne che ferma per mettersi sotto. E vediamo come si sviluppa le posizioni. Allo steccato c'è anche Gala Saki. Con Gala che alla fine va in vantaggio su Sunny Marti, Pink Valley, Stella del Cuore, Thunder, Performance, Basilia Fan, Drugolo. Poi Rail Sim, queste le prime posizioni. Quando si approccia la retta di fronte con schema inalterato e c'è andatura. Sunny Marti che insegue la leader, Gala, Pink Valley e Stella del Cuore sono terzi e quarti, a precedere Thunder che all'esterno Performance, in corda Basilia con di fuori Drugolo, poi invece all'esterno c'è Duke of Cantons, Rail Sim, in coda Vontisi. Parte centrale, la retta di fronte non cambia le posizioni, davanti senza risparmiarsi, Gala, Sunny Marti, Pink Valley, Stella del Cuore, Thunder. Queste le posizioni. Gala, Sunny Marti, Pink, Stella, Basilia, Thunder, Performance, Rail Sim. Tutti alla caccia dell'outsiderone che dovrebbe essere sempre in vantaggio. Quando si entra addirittura, Sunny Marti e Pink Valley vanno in caccia di Gala Saki, anticipando Stella del Cuore e Basilia Fan che si scopre con Rail Sim, poi Thunder, allargo i tutti, prova il recuperone Performance, poi Vantisi, poi Drugolo che sembra battuto, con Sunny Marti che va su Gala Saki, anticipando Pink Valley, gli altri faticano, capeggiati da Stella del Cuore, Basilia, Rail Sim, Thunder e Performance, allargo i tutti, Gala in vantaggio, Pink si avvicina Sunny Marti, poi Stella del Cuore, poi Rail Sim, nel finale Pink Valley attacca a centro pista, Pink che alla fine dispone degli avversari, tra i quali rimane ancora Gala e Rail Sim che finisce bene col passare dei metri.
al distellaggio per l'ultima corsa, la seconda tris, vittoria per Pink Valley, certamente una cavalla che a San Rossore sa andare. Germano Marcelli, con il terreno pesante sarebbe stato ancora più facile secondo me, che dici? Tanto, o è sciolto, o per lei preferisce sciolto è meglio, così con l'uso soffre un po'. Però bene, se l'è cavata bene ugualmente, si sì, trova proprio bene qua. Sì, ha già corso bene a Firenze, perdendo da una cavalla che ha rivinto, oggi si è comportata bene, facile la corsa, bene. Bentornato al successo. Grazie, a San Rossore, grazie Germano. A tutti. Ciao. Siamo arrivati così alla chiusura di questa seconda giornata di corse da San Rossore, appuntamento fra 7 giorni esatti con un altro convegno infrasettimanale, poi dal 23 inizieremo anche le domeniche. Il nostro sito sanrossore.it, sul quale trovate tutte le notizie relative alle nostre giornate di corse e non solo, è una notizia adesso che riguarda il sottoscritto. Se vorrete, sabato 15 novembre alle 18 alla libreria La Feltrinelli di Livorno presenterò il mio libro L'Agati, il cavallo normalmente diverso. Spero che possiate venire a trovarmi. Ciao a tutti, alla prossima settimana. Thank you.